Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi un nuovo video. Come al solito vi ricordo che se vi va potete seguirmi anche su Instagram. Detto questo, aggiungo anche che ho aperto un secondo canale chiamato Occhio Critico e d'ora in poi lì farò video inerenti alla critica, il gossip e tutto ciò che accade sul web. In pratica ho deciso semplicemente di diversificare i due canali. Detto questo, iniziamo immediatamente con il caso di oggi. Questo è un caso che mi avete richiesto in tantissimi quando vi ho parlato di Josef Fritzl. Mi avete chiesto immediatamente se vi avrei parlato anche di un'altra storia, quella di Cameron Hooker e di Colleen Stan. Questa storia è davvero pesantuccia e parla di un uomo, un vero e proprio fuori di testa, che sviluppa fin dalla giovane età un interesse morboso per le cose birichine, un po' al limite, estreme. Con quattro parole dovreste capire cosa intendo. Sappiate che vi dico queste parole solo per rendervi lontanamente l'idea, ossia 50 sfumature di grigio. Ecco, diciamo che a Cameron interessano quei tipo di rapporti lì, e di conseguenza farà una cosa terribile, e quella cosa terribile sarà solo l'apice dell'iceberg. Ma come al solito, andiamo con ordine. Cameron Hooker è il carnefice di questa storia e nasce ad Alturas, in California, il 5 novembre del 1953. Cameron è un ragazzo fortemente introverso. È chiuso, timido e per di più non ha niente affatto bellino. È uno di quei classici ragazzi molto magri, occhialuti, insomma, la classica vittima dei bulletti a scuola. Nonostante questo, Cameron è uno studente davvero, davvero brillante. È davvero molto bravo in ogni materia e per di più ha un senso dell'immaginazione davvero, davvero incredibile. Purtroppo però Cameron non è assolutamente nato in una famiglia agiata e quindi in adolescenza smette di frequentare la scuola ed inizia a lavorare in una segheria. In questo caso la sua quotidianità inevitabilmente si ribalta perché Cameron entra in contatto con uomini adulti, sicuramente con dei modi rudi e scurrili, ed è in questo caso che i suoi interessi cambiano. Infatti Cameron sviluppa una vera e propria ossessione per le cose birichine alla 50 sfumature di grigio. Il punto è che Cameron si approccia a questo mondo in un modo totalmente sbagliato, perché alla base di un rapporto del genere c'è fiducia, complicità e soprattutto consenso. Purtroppo temo che Cameron non abbia mai capito cosa vogliano dire queste tre parole. Ecco perché la sua prima vittima è proprio colei che diventerà sua moglie. Ma come arriviamo a Cameron sposato? Ebbene, la situazione è questa. Immaginatevi. Cameron vede una marea di cose birichine alla 50 sfumature di grigio e col tempo inizia a sviluppare una vera e propria ossessione per tale pratica, specialmente se in ballo ci sono fruste e frustini di vario genere. Quindi il ragazzo vuole semplicemente mettere in pratica ciò che fino a quel momento ha solo ammirato. A questo punto immaginatevi Cameron, che ha 19 anni, e Janice, una ragazza di 15 anni, molto molto insicura, timida. La ragazza non si sente affatto bella, soffre di bassa autostima e per di più i suoi genitori sono molto ma molto severi. A Janice non è permesso indossare i pantaloncini o costumi da bagno a due pezzi. E insomma, quando incontra Cameron potremmo dire che Janice è davvero molto molto ingenua, perché i suoi genitori l'hanno fatta crescere in quel modo, in un mondo di iperprotettività. Cameron, nonostante sia un tipo con fantasie abbastanza al limite birichine, ha un temperamento molto mite, risulta come un ragazzo molto calmo e pacato. Quindi, quando Cameron incontra Janice e la invita a uscire, Janice è categorica e gli dice: Cameron, se vuoi che sia con te, devi per forza parlare con i miei genitori, o non me lo permetteranno mai. Di conseguenza, Cameron va a far visita ai genitori di Janice e in breve tempo il ragazzo li convince. Quei genitori così tanto severi e restrittivi permettono a Janice, loro figlia, che ha 15 anni, di uscire con un ragazzo di 19 anni. Boh, secondo me era meglio se permettevano alla figlia di mettere un pantalone corto in più e di frequentare un fuori di melone in meno. Ma ora vi spiego subito il motivo. Quella grandissima testina di vitello di Cameron, durante il primo appuntamento con Janice, neanche ci va giù leggero. Non è che la porta fuori a bere qualcosa, prova a intavolare il discorso, dice: sai, a me piace fare questa robina qua, non è che anche a te piacerebbe provare? No, nulla di tutto questo. La porta in un bosco, la lega ad un albero e usa la frusta contro di lei. E Cameron in questo caso se ne rende conto, è proprio questo quello che ha sempre cercato. Ora, se fossi stata in Janice, io onestamente gli avrei tirato quattro ceffoni e sarei corsa via dopo questa bruttissima esperienza. E invece Janice no. Janice, con i genitori che ha, così tanto iperprotettivi, decide di sopportare questa situazione un po' per accontentare Cameron, ma soprattutto anche per poter finalmente uscire di casa, perché prima le era praticamente impedito. E qui continuo a chiedermi: ma perché i suoi genitori le impedivano di uscire con, non so, le sue amiche e la fanno uscire per la prima volta con un 19enne? Misteri della vita, io non lo so. In ogni caso, Janice che cosa fa? Accetta il tutto. Decide di sopportare questa situazione e di accontentare Cameron, perché lui va in giro con una bella macchina, è carino e le sue amiche la invidiano molto.
Janice sente che le persone in qualche modo la guardano in modo diverso e le piace perché è sempre stata una sottospecie di outsider. Però al contempo ciò che le fa Cameron non sta né in cielo né in terra. Anche se a dirla tutta, Janice non ha un'idea chiara sulla situazione, non ne percepisce assolutamente la gravità. Perché è stata cresciuta talmente tanto sotto una campana di vetro da non avere neanche modo di fare un paragone razionale tra una relazione sana e una relazione problematica. E infatti arriva il 18 settembre del 1975, quando Cameron e Janice convolano a nozze a Reno, in Nevada, e poi vanno a vivere in una casa a Red Bluff, in California. Però la situazione peggiora, perché? Perché Cameron vuole sempre fare le cose del zozzetto nello stesso modo. Ossia il modo estremo. E quindi Janice per un primo periodo effettivamente si presta ai bisogni di Cameron. Ben presto però l'uomo è talmente tanto esagerato da scatenare una reazione totalmente negativa in Janice. D'altronde lei avrebbe voluto essere una madre. E soprattutto non desidera quel tipo di relazione, quella estrema insomma. Janice quindi di fatto asseconda Cameron nei suoi bisogni, ma lei non prova alcun piacere. Dopo questa situazione in effetti per un periodo Cameron si dà una calmata. Però col tempo Cameron e Janice trovano un compromesso, un accordo totalmente malato e assurdo, col fine di assecondare i bisogni birichini di Cameron. Cameron e Janice decidono di inserire una terza persona nella coppia, ma mica consenziente, eh? Bah no, figuriamoci. Altrimenti una qualsiasi persona dotata di un minimo di cervello, dopo mezz'ora con Cameron e Janice se la sarebbe data a gambe. Quindi Cameron e Janice cercano una preda da tenere rinchiusa ed essere usata per i bisogni di Cameron. Nient'altro. C'è però una condizione per Janice. Cameron con la terza persona della coppia non avrebbe mai e poi mai dovuto fare le cose birichine complete. Poteva fare solo preliminari e cosette simili. Dovete sapere che in tantissimi giustificano la scelta di Janice, in quanto, secondo criminologi ed esperti, la donna è letteralmente terrorizzata dal fatto che il marito la lasci e quindi è disposta a qualsiasi compromesso. O quasi. Arriva quindi il gennaio del 1976, quando Cameron e Janice danno un passaggio ad una 18enne, una ragazza di nome Mary Liz Elizabeth Spanake, che sta tornando da una festa e siamo a Chico, in California. Elizabeth non sa che quel giorno del 1976, salendo su quell'auto, è andata dritta verso la tana dell'orco, se così si può dire. Elizabeth va letteralmente incontro alla sua fine. Infatti, una volta che Elizabeth sale in macchina, Cameron guida per oltre mezz'ora. Janice è presente e osserva Cameron fare di tutto e di più a Elizabeth. La stordisce, la lega e le infila la testa in una scatola di legno fatta da lui. Dopo aver dato sfogo alle sue pulsazioni e dopo aver fatto violenza su quella povera ragazza, Cameron la carica in macchina e la porta insieme a sua moglie Janice a casa. Di conseguenza i due coniugi portano Elizabeth in cantina, le tolgono i vestiti e la appendono per i polsi. Elizabeth non poteva emettere un fiato, non poteva piangere, non poteva urlare o ancora lamentarsi. Cameron altrimenti ci sarebbe andato giù sempre più pesante, anche a costo di toglierle la vita. Elizabeth però è terrorizzata e non riesce a resistere per più di 6 giorni. La ragazza, a quanto dicono Janice e Cameron, urla notte e giorno. E Cameron rivela a Janice che desiderava una vittima silenziosa. Di conseguenza Cameron, per ovviare a questo problema, decide di fare una cosa. Prova a tagliare a Elizabeth le corde vocali. Peccato che non ce la fa. La ragazza rischia di soffocare e quindi la fredda. Il corpo di Elizabeth viene poi portato in una zona montagnosa e non verrà assolutamente mai più ritrovato. Passa un po' di tempo e arriviamo a un punto in cui la coppia, ossia Cameron e Janice, mettono addirittura al mondo una figlia. E quindi a questo punto Cameron pare darsi una calmata, Pare. Almeno fino all'anno successivo. Infatti, l'anno successivo inizia una di quelle storie talmente tanto assurde e atroci da apparire surreali. Perché a questo punto arriviamo alla seconda vittima di Cameron, ossia Colleen Stan. Colei che verrà ricordata come la ragazza nella scatola. Peraltro, Colleen Stan è un nome fittizio, al fine di tutelarla, perché Colleen non è solo una vittima, ma è anche una sopravvissuta. Arriviamo quindi al fatto. È il 19 maggio del 1977 e Colleen, una ragazza ventenne, sta facendo l'autostop nei pressi di Eugene, in Oregon, per poter arrivare a Westwood, in California, col fine di raggiungere un suo amico che deve festeggiare il compleanno. La ragazza rifiuta parecchi passaggi da camionisti proprio perché non si sente al sicuro. Per di più, ad un certo punto si ferma una macchina con a bordo 4 ragazzi, che tutti presi bene le dicono «Ah, dove devi andare? Non ti preoccupare, ti portiamo noi!» eccetera eccetera. Colleen ha rifiutato il passaggio di quei ragazzi proprio perché ha pensato che la situazione non sarebbe stata sicura per lei in caso avessero avuto cattive intenzioni.
intenzioni. Ci troviamo quindi dinanzi a una ragazza non del tutto sprovveduta. Certo, fa l'autostop come probabilmente altrettante ragazze dell'epoca, ma non accetta passaggi da persone che non le ispirano fiducia. Per di più, Colin sostiene che inizialmente aveva l'idea di raggiungere il suo amico per il suo compleanno con la sua macchina. Purtroppo però, quando il giorno della partenza è andata lì per accenderla, la macchina non ha dato segni di vita, non è partita, e quindi di conseguenza lei ha detto vabbè, proverò a fare l'autostop. In ogni caso è il 19 maggio del 1977 e Cameron e Janice offrono un passaggio a Colin. Colin sostiene che non ha avuto alcun motivo per pensare male della coppia. Cameron appare come un tipo tranquillo e molto mite. In macchina con lui c'è sua moglie, una donna semplice, acqua e sapone. Inoltre sul sedile posteriore della macchina è posizionato un seggiolino con una bambina su di esso. La coppia quindi ha una figlia. E Colin si sente rincuorata da tutti questi particolari, in un certo senso rassicuranti. E quindi si fida. Sale sulla macchina di Cameron, una Dodge Colt blu. E in effetti inizialmente Colin lo dice, è tutto tranquillo. Le sembra di essere salita sull'auto di una tipica famiglia amorevole. Janice è una madre, è molto dolce ed è anche apprensiva. Mentre Cameron è un tipo tutto sommato tranquillo, pacato. In poche parole, la coppia non desta alcun sospetto. Durante il viaggio, quindi, inizialmente Colin chiacchiera amabilmente sia con Janice che con Cameron. E parlano del più e del meno. Fino a quando Cameron inizia a parlare di fatti davvero inquietanti. L'uomo inizia a parlare dei vari incidenti che accadevano agli autostoppisti, affermando che in effetti moltissimi sparivano nel nulla e non venivano mai ritrovati. Oppure sì, venivano ritrovati, ma senza vita. Colin a questo punto inizia a farsi inquieta e diventa silenziosa. Si rende conto che Cameron le lancia degli sguardi alquanto inquietanti dal specchietto retrovisore e quando si fermano in autogrill per fare benzina, la ragazza si precipita immediatamente in bagno. Colin sostiene che una voce dentro di sé le ha detto chiaramente di saltare fuori dalla finestra del bagno, di correre senza guardarsi indietro e di cercare un altro passaggio. Di conseguenza, la ragazza ha già una brutta sensazione prima che Cameron faccia qualsiasi cosa. Purtroppo però in questo caso esce fuori il carattere di Colin, perché è una ragazza davvero molto molto gentile e pensa di essersi letteralmente bevuta il cervello. Pensa di essere paranoica, anche perché Cameron e Janice sono stati molto gentili con lei. Quindi Colin esce dal bagno e torna alla macchina. E quando Janice le offre una barretta di cioccolato, si sente addirittura in colpa per aver pensato qualcosa di brutto nei loro confronti. Sono gentili, ecco un'altra dimostrazione, pensa Colin. Mentre loro le compravano una barretta di cioccolato, lei contemporaneamente pensava a come scappare dal bagno. E quindi Colin inizia a sentirsi anche un'ingrata. Quindi passano pochi minuti. Tutti risaltano in macchina e si rimettono in viaggio. Dopo circa 20 minuti di viaggio, Cameron dice a Colin che lì vicino ci sono delle spettacolari grotte di ghiaccio che sogna di vedere da tantissimo tempo e di conseguenza chiede alla ragazza se è possibile fare una piccola deviazione. A Colin a quel punto non importa. La cosa importante per lei è arrivare a casa e quindi risponde ok, se non ci vorrà tanto tempo non c'è problema. A questo punto Colin si guarda attorno nella macchina e vede, a fianco a lei, la presenza di una scatola di legno sul sedile, ma la ignora. Cameron quindi entra in un bosco, guida per un po' e poi posteggia. Colin quindi vede chiaramente Janice uscire dalla macchina per aprire la portiera posteriore opposta alla sua e prendere la sua bambina. Ma Cameron nel frattempo è totalmente sparito dalla vista di Colin. Janice prende la bambina, chiude la portiera e si allontana dalla macchina. Mentre Colin continua a guardarsi attorno alla ricerca di Cameron perché non capisce dove possa essersi infilato. Ed è in questo modo che Cameron riesce ad immobilizzare Colin. Prima la imbavaglia, poi le lega mani a piedi e infine prende una scatola di legno e la mette sopra la testa della ragazza. Quella scatola è fatta appositamente per bloccarle il collo, chiuderla nel buio più totale e infine insonorizzare le sue urla grazie al rivestimento della scatola creato con un tappeto. Dopodiché Colin sostiene di aver sentito chiaramente la moglie di Cameron rientrare in macchina e chiudere la portiera. Ed è così che la macchina si rimette in moto per tornare in autostrada. Cameron e Janice portano Colin a Red Bluff, in California, in una piccola casa situata ad Oak Street. Solo a quel punto a Colin viene tolta la scatola dalla testa e ancora vendata viene portata in casa e condotta nel seminterrato. Per Colin, grazie a Dio, c'è una pausa da questo incubo, in quanto Janice e Cameron si preparano la cena e devono mangiare. Dopo cena, Cameron torna da Colin, la sospende grazie a delle manette ai polsi e inizia già a sfogare tutti i suoi istinti
con una frusta. Mentre infligge questo dolore a Colleen, l'uomo le detta le regole che deve rispettare. È vietato urlare, piangere o desiderare di essere rilasciata. È vietato anche strattonare le manette e ogni volta che Colleen rispetta le regole viene premiata con alcune comodità. Ad esempio Cameron le sostituisce le manette ai polsi con dei polsini di pelle che comunque la tengono imprigionata, ma quantomeno sono meno dolorosi. Poi Cameron inizia a metterle sotto i piedi un rialzo di legno in modo che Colleen non stia a piedi nudi sul pavimento. E infine Cameron abbassa anche l'attacco delle braccia della ragazza in modo da farle riposare gli arti, insomma. Ma che cosa fa esattamente Cameron? Ebbene, Cameron rieduca Colleen. Nei giorni, nei mesi, inizia una vera e propria educazione, fatta di premi o punizioni, a seconda del comportamento della ragazza. Ma torniamo un attimo a quella sera, quando Cameron sta facendo del male a Colleen dettandogli le sue regole. Ebbene, dopo aver finito di maltrattarla, la moglie Janice raggiunge Cameron nel seminterrato e Cameron e sua moglie decidono di fare le cose birichine di fronte a Colleen, che è appesa e bendata. Colleen ovviamente è bendata, però più o meno riesce a vedere qualcosa e di certo non sta lì a impegnarsi a guardare Cameron e Janice che fanno le cose birichine. Quindi inizia un attimino a spostare lo sguardo nella stanza e ad un certo punto individua una rivista birichina che ritrae in copertina una donna messa esattamente nella sua stessa posizione. In questo caso Colleen ci mette poco a capire che Cameron semplicemente compra queste riviste, vede le varie posizioni in cui sono le donnine presenti in queste riviste e poi sfoga il tutto su di lei. Dal giorno della cattura per Colleen le cose non fanno che peggiorare. Colleen davvero menziona ogni maltrattamento possibile. Parla di oggetti che le danno la scossa, di cera bollente, di corde legate ovunque e di oggetti che la pungono o la graffiano. Per Colleen quel trattamento è altamente umiliante. E pensate che Colleen per la maggior parte del tempo è nelle grinfie di Cameron. Lo è sia di giorno che di notte, perché l'uomo va a farle visita più volte al giorno, in più momenti. Poi ci sono i pasti. Colleen ha diritto ad un pasto solo dopo che Janice e Cameron hanno cenato. E in pratica Colleen si becca gli avanzi della cena di Cameron e Janice. La ragazza mangia sempre sorvegliata da Cameron e sempre nel seminterrato. E in quei casi, sì, le slega i polsi, ma non le toglie la benda. Colleen non ci vede, ma se Cameron le dice che deve mangiare, lei deve eseguire i suoi ordini. In effetti Colleen già subisce abbastanza per sopportare altrettante punizioni. Quindi sta tranquilla, esegue gli ordini, mangia. La stessa cosa vale per il dormire, ovviamente. Il suo sonno è dettato da Cameron che le ordina quando coricarsi e quando svegliarsi. Ma dove si corica Colleen? La vera domanda da porsi è proprio questa. Colleen per la notte viene posizionata in una scatola di legno. Le vengono legate le caviglie e Cameron ogni notte le stringe una cinghia sul ventre in modo da mozzarle il respiro e toglierle la forza necessaria per fuggire, liberarsi. Per settimane Colleen trascorre le giornate appesa con gambe e braccia divaricate, sempre bendata, e di notte rinchiusa in quella scatola, ovviamente senza potersi muovere o cambiare posizione. Col tempo Colleen inizia a capire che momento è della giornata grazie ai vari rumori attorno a lei. Cameron e Janice cenano verso le 8 di sera e Cameron, per le 9, le porta i loro avanzi e la sorveglia mentre mangia. Colleen, se sente la macchina dei vicini uscire dal vialetto, è sicuramente mattina, mentre quando arriva Cameron per sfogarsi è già pomeriggio inoltrato. Passano 3 mesi, è luglio, e Colleen non ha un gran bell'odore visto le condizioni degradanti in cui vive. Quindi Janice convince Cameron a farle fare un bagno. Cameron porta con sua moglie Colleen al piano di sopra, le lega mani e piedi, la imbavaglia e poi la lava. Dopodiché Janice si occupa di pettinarla. E mentre Cameron si allontana un attimo, la moglie le confida una cosa. Janice confida a Colleen che è profondamente dispiaciuta per il dolore che deve sopportare, però è necessario, perché in precedenza il marito le faceva a lei quelle cose. Scorrono i mesi ed arriva un nuovo passo nella vita di Colleen, ossia un vero e proprio contratto. Esattamente come in 50 sfumature, insomma. Quando Cameron e Janice tolgono la benda a Colleen, è ormai gennaio del 1978 e sono passati 9 mesi dalla sua scomparsa. Quindi Cameron e Janice vanno nel seminterrato da Colleen per farle leggere un contratto che avrebbe dovuto firmare. E a questo punto la condizione di Colleen è addirittura legata da un contratto. Cameron avrebbe posseduto il corpo di Colleen e la ragazza non avrebbe mai potuto dire di no. Stando al contratto, Colleen avrebbe dovuto rivolgersi a Cameron chiamandolo signore e rivolgersi a Janice chiamandola signora. Colleen purtroppo è obbligata, non può fare nient'altro, firma quel contratto che la costringe letteralmente a rinunciare al suo libero arbitrio. Colleen ora è una proprietà di
di Janis e Cameron. Dopo questo ennesimo passo, a mio parere abbastanza importante, Cameron ne dice un'altra, e la dice grossa, però Colleen ci casca, perché evidentemente oramai era abbastanza soggiogata, manipolata. In ogni caso, cosa le dice Cameron? Convince Colleen del fatto che fa parte di una società segreta criminale chiamata The Company, ossia la compagnia. La compagnia è un'associazione criminale che, per l'appunto, recluta donne come lei. Cameron dice a Colleen che se avesse provato a scappare, la compagnia l'avrebbe trovata. L'avrebbe fatta fuori e poi sarebbe andata a cercare i suoi genitori, i suoi cari, i suoi parenti. La ragazza è così tanto spaventata da questa compagnia, che per inciso si è inventato Cameron di sana pianta, che non tenta neanche di fuggire quando le si presentano più occasioni. Infatti, dopo aver firmato il contratto, Colleen inizia a essere liberata dal seminterrato. Viene condotta al piano di sopra e riceve altrettanti ordini. Deve pulire casa, lavare i piatti e tenere tutto quanto in ordine. Janis finalmente in tutto questo ci sta guadagnando qualcosa. Finalmente c'è qualcun altro a pulire casa e Cameron non pensa neanche per sbaglio di tornare a usare la frusta su di lei, perché tanto c'è Colleen. Anche in Janis quindi si crea in testa un certo equilibrio della serie. Certo, Cameron fa cose orribili, ma anche io ci guadagno, quindi mi va bene che Cameron faccia quelle cose, a patto che la ragazza non manchi ai doveri che io le ho impartito. Col tempo Cameron diventa ancora più folle, se è possibile. È chiaro, Colleen oramai è totalmente soggiogata e non proverebbe mai a fuggire, proprio a causa di questa fantomatica compagnia. Pensate che ogni volta che Cameron urla a caso attenzione, Colleen deve correre verso una porta, togliersi i vestiti e aggrapparsi allo stipite più alto della porta, per poi sollevarsi solo con la forza delle braccia. In caso Colleen esca qualche grido di dolore o qualche grido di fastidio, per Cameron c'è sempre una soluzione, la frusta. Colleen è manipolata e soggiogata. Ormai si è immersa nel suo ruolo e quindi cerca con tutta se stessa di essere una brava vittima. Cerca di seguire tutti gli ordini impartiti da Cameron e da Janis, anche perché è terrorizzata a livelli estremi da questa compagnia. È davvero spaventata, è convinta davvero che potrebbero fare del male o potrebbero fare del male ai suoi cari. Secondo Colleen, questa compagnia esiste davvero. Ovviamente, se Colleen non è con loro in casa, è nel seminterrato. Ma ad un certo punto Janis si rende conto che Cameron la sta sostituendo con Colleen. E non solo per quanto riguarda le cose birichine e le varie punizioni, ma proprio nella quotidianità. Cameron è perennemente nel seminterrato se Colleen non sta al piano di sopra a sbrigare qualche faccenda. E per di più, Cameron inizia ad abbandonare il letto di notte proprio per andare a far visita a Colleen. E Janis si rende conto che per Cameron, Colleen è più attraente di lei. A Cameron, Colleen piace. E tanto anche. È in questo caso che Janis capisce chiaramente che Cameron sta facendo violenza su Colleen più volte al giorno. E la donna, al posto di essere orripilata da questi gesti, arriva ad un nuovo compromesso con Cameron. L'uomo può fare le cose birichine con Colleen, senza il suo consenso ovviamente, ma dove sta il consenso in questa storia? Da nessuna parte. A patto che sia più presente in casa e le dia un secondo figlio. Un figlio di cui si sarebbe dovuto occupare anche lui. Quindi arriviamo nel 1978, quando nasce la seconda figlia della coppia. E Cameron in questo caso decide effettivamente di darsi una calmatina e di passare meno tempo con Colleen. Passano altri 4 mesi e qualcosa cambia di nuovo. Perché Janis, Cameron e le sue figlie si trasferiscono. Acquistano un acro di terreno appena fuori Red Bluff per spostarsi in una roulotte. E sì, portano anche Colleen con loro. Il punto è che nella nuova casa non c'è un seminterrato. Quindi Cameron e Janis devono comunque ingegnarsi per tenere Colleen nascosta in qualche modo. Cameron e Janis dormono sul letto d'acqua e Cameron costruisce sotto il piedistallo di quel letto un'ennesima scatola. Ovviamente Colleen ci finisce dentro e quella è la sua nuova casa. Quindi nel 1978 Colleen trascorre il tempo vivendo in quella scatola sotto il letto di Cameron e Janis. Viene lasciata uscire di rado solo col fine di svolgere lavori domestici oppure per sfogare i soliti e terrificanti bisogni di Cameron. Passano esattamente 2 anni dalla cattura di Colleen e nel 1979 finalmente Cameron slega Colleen, la fa uscire dalla scatola e le permette di fare qualche lavoretto in giardino. Cameron fa questo passo perché oramai è sicuro al 100% che Colleen non proverebbe mai a scappare, perché lui l'ha davvero convinta dell'esistenza della compagnia. Colleen è terrorizzata da questa compagnia. Arriva quindi dicembre del 1980 quando Cameron decide di premiare Colleen, di farle un regalo di Natale. La porta a una cabina telefonica e Colleen, che ormai ha 23 anni ed è totalmente scomparsa da 2 anni e mezzo,
può chiamare a casa. Di conseguenza Colin si mette in contatto con i suoi genitori, che chiaramente la danno per scomparsa. Hanno provato a cercarla, ma le ricerche non hanno portato a nessun risultato. Quindi i genitori di Colin sono davvero davvero scioccati, cercano di capire dov'è, come sta, ma Colin è davvero davvero vaga. Continua a ripetergli che sta bene, che sta con delle persone che si prendono cura di lei. Dopo pochi minuti Cameron obbliga Colin a riagganciare il telefono e quindi Colin deve salutare i suoi genitori in tutta fretta. Ben presto arriviamo quindi all'inizio del 1981, quando Colin Stan, di 23 anni, è stata tenuta prigioniera per ben 3 anni. Ogni volta che Janice non è a casa, Cameron fa violenza su Colin. Però c'è da dire che in questa parte di storia, Colin ha dei momenti in cui è libera. Ad esempio, ogni tanto può andare a fare jogging. Il punto è che Colin è convinta di essere costantemente osservata. Col tempo Cameron inizia a convincerla che la compagnia è come una sorta di grande fratello nel libro 1984 di George Orwell. Quindi la compagnia ti osserva, ti guarda, sa cosa fai, sa dove sei. Sa perché lo fai, e se fai qualcosa di sbagliato, la compagnia agisce. Colin ci crede così tanto che diventa paranoica. E a momenti preferisce non uscire perché vede troppe persone che la fissano. E si agita. Dopodiché arriva marzo del 1981, quando Colin viene premiata per i suoi anni di servitù. Cameron e Janice dicono a Colin che la compagnia le ha permesso di fare visita alla sua famiglia. Ma prima Cameron vuole mettere alla prova la fedeltà di Colin. Le mette in mano quindi un fucile e le dice: "Meditalo in bocca e fa fuoco". Colin preme il grilletto, ma fortunatamente il fucile è scarico. E quindi Colin, dopo anni, può finalmente rivedere i suoi genitori. Quindi Cameron, il 20 marzo, porta Colin in visita dalla sua famiglia a Riverside, in Oregon. Durante il viaggio Cameron non fa nient'altro che impartire lezioni alla ragazza, dicendole quello che avrebbe dovuto dire ai suoi genitori. Cameron quindi dice a Colin di dire ai suoi genitori che sono fidanzati e che si stanno recando ad un seminario nella zona di San Diego, in California. Ecco perché entrambi hanno pensato di passare per Riverside. Avrebbero sicuramente allungato il viaggio, però era giusto che Colin rivedesse i suoi genitori. Cameron però non manca di mettere in guardia Colin. Le dice che la compagnia sa benissimo chi siano i suoi genitori e dove vivano. Quindi Colin non può dire la verità ai suoi genitori o la compagnia li avrebbe tutti tolti di mezzo. Di conseguenza Colin si presenta con Cameron dai suoi genitori. Presenta il suo ragazzo ai genitori come suo fidanzato e Cameron sostiene che vorrebbe lasciare Janice, la sua attuale moglie, proprio per stare con Colin. Ovviamente sono tutte balle, però Colin supporta questa tesi di Cameron. E poi a un certo punto Cameron si allontana, se ne va, lasciando la figlia da sola con i suoi genitori. I suoi genitori ovviamente la riempiono di domande, ma Colin rimane sempre sul vago. L'unica cosa che dice a ripetizione è: "Sto bene, non preoccupatevi, tutto a posto, sto bene". E d'altro canto, neanche 24 ore dopo, Cameron chiama Colin. È ora di tornare. I genitori di Colin quindi hanno avuto poco tempo, l'hanno vista semplicemente un po' più magra, però lei ha detto di star bene e quindi loro sono tranquilli, sono convinti che Colin stia bene. Pensate che prima di andare via, i genitori di Colin decidono di fare una foto della ragazza abbracciata a Cameron come una coppia amorevole. E invece Colin, per quello scatto, posa accanto al suo aguzzino. Prima che se ne vada definitivamente, i genitori di Colin provano a chiederle un recapito telefonico, provano a chiederle l'indirizzo. Ma Cameron risponde loro che stanno per trasferirsi e che sicuramente gli avrebbe fatto sapere il loro recapito telefonico e il loro nuovo indirizzo. E qui, ragazzi, entra un mio piccolo pensiero personale. È possibile mai che i genitori di Colin, non avendo assolutamente notizie della figlia per anni, non siano stati sospettosi nei confronti di Cameron Hooker? Neanche un pochino? Tua figlia sparisce, non si fa sentire per anni, la dai per scomparsa, poi riappare con questo ragazzo. Non sai chi è, non sai da dove viene, sai solo il suo nome. Come fai a fidarti? Ragazzi, questa cosa io non la capisco. Non la capisco, lo giuro. Questa parte qui proprio non l'ho capita. In ogni caso, come avrete già immaginato, i genitori di Colin, seppur riluttanti, accettano queste spiegazioni un po' tirate per i capelli e un po' vaghe e guardano loro figlia allontanarsi in macchina con Cameron. Cameron invece a questo punto, dopo aver dato pian piano delle piccole libertà a Colin, la rimette nella scatola sotto il letto e non la fa uscire per ore. Cameron vuole far capire a Colin che è tornata nel suo ruolo e deve tornare a starsene buona in silenzio. Colin viene liberata raramente e se avviene, avviene di notte. Principalmente
letteralmente o per far sfogare i soliti istinti a Cameron, oppure per farle fare dei lavori domestici. Nel frattempo però Janice è diventata sempre più remissiva, isolata, silenziosa. Praticamente non parla quasi più con Cameron, perché si è resa conto che l'uomo prova più interesse per Colleen che per lei. Lei, che è sua moglie, la madre delle sue figlie. Janice inevitabilmente inizia a covare dentro di sé un sentimento di gelosia. Questa situazione quindi rimane un po' immobile. Passano i giorni, i mesi, gli anni. Arriviamo al 1984. Sono passati 7 anni ormai da quando Colleen vive in una scatola. Ma in questo caso Colleen riesce a far accettare a Cameron che lei abbia un lavoro fuori casa, proprio per aiutare economicamente il sostentamento della famiglia. Colleen trova quindi un lavoro per fare delle pulizie in un hotel della zona e pensa solo al fatto che è grata di essere fuori da quella scatola per fare qualcosa, avere uno scopo. Uscire per poter lavorare è uno scopo. Colleen è grata di questo piccolo spiraglio di libertà ritrovata. Ovunque, qualsiasi posto è meglio della scatola. L'importante è essere fuori da quella scatola. A questo punto la ragazza deve andare a lavoro tutti i giorni, quindi non può permettersi di rimanere immobile dentro una scatola. È alquanto scomodo. E di conseguenza Cameron decide di incatenarla al water del bagno che sta sul retro. Nel frattempo Cameron è in un momento in cui ha particolarmente voglia di fare le cose birichine, quindi diciamo che lo fa a giorni. Un giorno lo fa con Colleen, un giorno lo fa con sua moglie, un giorno lo fa con Colleen, un giorno lo fa con sua moglie. In questo caso Cameron inizia a sviluppare un pensiero davvero totalmente folle. Ovvero Cameron inizia a pensare di voler costruire una specie di prigione per le sue varie vittime. Insomma, solo Colleen non gli basta più. Vuole poter scegliere tra tante donne con caratteristiche diverse. Ma ecco che spunta di nuovo fuori Janice. Il solo pensiero di dover condividere il marito con altre tante tizie la manda su tutte le furie. Ed è grazie a questa cosa che Janice inizia a capire che quello che sta facendo, quello che stanno facendo, quello che hanno fatto fino a quel momento è sbagliato. Janice capisce quanto è terribile ciò che Colleen sta sopportando da anni, anche grazie alla sua complicità. Insomma, Janice inizia a guardare Colleen come l'essere umano qual è. Inizia anche a sentirsi in colpa perché, sì, è vero, la maggior parte delle volte era Cameron che faceva del male a Colleen, ma alcune volte anche lei ha partecipato alla cosa o ha dato una mano per quella situazione. E comunque è stata complice di tutti i fatti per tutti e 7 anni. In ogni caso, Janice e Colleen iniziano a parlare. E Janice si rende conto che per Cameron non vi è alcuna differenza tra lei, sua moglie, e Colleen, la sua vittima. Cameron vede semplicemente due donne assoggettate da lui. Punto. Nient'altro. Colleen è assoggettata per alcune situazioni e Janice lo è in altre, tanto da avergli permesso di fare una roba così tanto orribile per anni. Janice quindi a questo punto è piena di rimorsi, non trova pace. Non sa quali siano i piani del marito, ma è sicura di una cosa: non sarebbe in grado di fermarlo. Quindi arriviamo al 9 agosto del 1984, quando Janice fa visita al parroco della chiesa e mentre si sta confessando, scoppia in un pianto disperato e racconta tutto al suo pastore di Colleen e di suo marito. Ovviamente il pastore a cui si è rivolta Janice le dice che non va bene. Non è né naturale né sano avere un rapporto del genere. Janice quindi prova ad uscire da quella situazione seguendo i consigli del suo pastore. Inizia quindi il suo piano. Va a lavoro da Colleen e le parla. Le dice che è dispiaciuta e che tutta l'intera faccenda sulla compagnia è una frottola. Non esiste alcuna compagnia che ti osserva e ti fa fuori se non ridi dritto, insomma. Pensate che di primo impatto Colleen pensa: ma come può essere vero? Come posso crederci a questo punto? Perché ci ha messo 7 anni per dirmi la verità? Di conseguenza Colleen è abbastanza confusa e chiede a Janice più spiegazioni. E Janice quindi vuota il sacco, le spiega la verità. La compagnia è semplicemente un'invenzione di Cameron usata per soggettarla e tenerla prigioniera. Ed ha funzionato. Inventarsi un'organizzazione criminale è stato il modo che Cameron ha trovato per non far scappare Colleen. A quel punto Colleen cosa fa? Tira sul telefono e chiama a casa. Chiama suo padre e le dice che è in procinto di tornare a casa. Colleen quindi cosa fa? Scappa. Va alla stazione degli autobus vicino al posto in cui lavora e sale su un pullman per tornare a casa. Però prima di salire sul pullman contatta Cameron e glielo dice, lo avvisa che se ne sta per andare, che sta scappando. A quanto pare Cameron ha una reazione strana perché scoppia a piangere. Ma Colleen non prova assolutamente pena per Cameron.
e gli chiude il telefono in faccia. I genitori di Colin, una volta rientrata a casa, hanno davvero tante domande da fare alla ragazza. Le chiedono dove sia stata, cosa abbia fatto in quegli anni, perché sia sparita. Però, di primo impatto, Colin non racconta assolutamente nulla. È molto riservata, cerca sempre di cambiare discorso, di parlare di altro. Nel frattempo, però, Janice, la moglie di Cameron, ha deciso di andare dalla polizia per denunciarlo. Quindi Janice va dalla polizia e racconta la sua storia, tutta dall'inizio alla fine. Però alla polizia appare un po' poco probabile. Nonostante Janice in quella confessione sia molto emotiva e chiaramente spaventata, lo scetticismo dei poliziotti continua a rimanere. Insomma, la versione raccontata da Janice è un po' difficile da provare e pare quasi un racconto raccapricciante uscito da un film horror. A questo punto però, la polizia di Red Bluff decide di contattare Colin, che conferma la versione di Janice in pieno. Quindi la polizia di Red Bluff, in particolare Al Shamlin, che ha raccolto la deposizione, la confessione di Janice, avvalorata dalla chiamata di Colin, parte proprio per andare a cercare Colin. Va a casa sua a Riverside, si intrattiene per un paio di giorni, proprio col fine di interrogarla, per cercare di capire come sia possibile trascorrere un tempo così lungo in uno spazio così angusto come una scatola. Colin, fortunatamente, ha trovato la forza di raccontare da poco la sua tragica esperienza ai suoi genitori. E di conseguenza, quando Al Shamlin la interroga, vuota il sacco. Dice la verità. Colin racconta al poliziotto tutto ciò che ha passato, per filo e per segno. A questo punto Al Shamlin, il poliziotto, ha tutto ciò che gli serve per arrestare Cameron. Cameron quindi viene arrestato per crimini birichini, rapimento e falsa prigionia. Il poliziotto a questo punto, nel momento dell'arresto, si aspetta che l'uomo provi quantomeno a discolparsi, a dire che lui non c'entra niente. Ma Cameron non ha alcuna reazione, è impassibile. Quindi i poliziotti perquisiscono la dimora di Cameron a Red Bluff e trovano in effetti qualche oggetto sospetto. Però non sono così tanti questi oggetti. I poliziotti trovano una scatola di legno che può contenere una testa e alcune bende, legacci, niente di più. Ma perché questo è accaduto? Ebbene ragazzi, è accaduto perché Janice, la moglie di Cameron, dopo esserlo andato a denunciare alla polizia, è tornata a casa apposta per avvisare Cameron di modo da liberarsi di più prove possibili. Come ad esempio il contratto che Colin aveva firmato anni prima. Janice si libera di ogni traccia sotto ordine di Cameron perché nonostante tutto continua ad essere assoggettata a lui. Ragazze e ragazze, onestamente il potere di quest'uomo mi è sconosciuto, ma è davvero riuscito a fare il lavaggio del cervello non solo a Colin, ma anche a sua moglie, alla grande. Però Janice, c'è da dire che sì, è manipolata, ma non così tanto. Infatti, quando i poliziotti perquisiscono la casa di Cameron, trovano qualche rivista birichina. Sapete, le riviste che piacevano a Cameron, insomma. Ebbene, la polizia, una volta che riesamina queste riviste, una volta arrivata in centrale, trova tra le pagine di queste riviste un negativo. Quindi il poliziotto Al decide di guardare questo negativo mettendolo quantomeno in controluce. Si vede chiaramente una foto di una pagina scritta. Al non perde tempo, fa sviluppare immediatamente quella foto e magicamente il contratto che Cameron ha fatto firmare a Colin è lì, in una foto, nelle mani della polizia. Non hanno il contratto originale, ma hanno una foto di quel contratto. Quella è effettivamente una prova schiacciante. Finalmente l'ufficio del procuratore ha le prove sufficienti per occuparsi seriamente del caso. In tribunale l'accusa è riuscita chiaramente a mettere in evidenza tutti gli oggetti inquietanti trovati in casa di Cameron. E poi sfodera l'arma vincente, la foto del contratto che Colin ha firmato. In tribunale l'accusa è riuscita a dimostrare come veniva trattata Colin, quali erano le sue condizioni di vita e poi arriva la botta finale. Janice, la moglie di Cameron, ha accettato di testimoniare contro Cameron per ottenere l'immunità. Ma in questi casi l'ultima analisi, si sa, si basa sulla testimonianza della vittima, Colin Stan. La ragazza è apparsa alla giuria molto calma, non pare stia cercando vendetta. Piuttosto Colin è confusa, non riesce a spiegare razionalmente perché è arrivata a sottostare ad una situazione del genere per anni senza neanche mai tentare di fuggire. Questo particolare in effetti spetta agli psicologi e agli esperti studiarlo e spiegarlo. Chris Hatcher, uno psicologo forense, testimonia per l'accusa contro Cameron. Cameron spiega che l'uomo, dopo qualche anno di prigionia, ha dato a Colin la possibilità di assaggiare un po' di libertà. Sembrava quasi fosse libera di andare e venire a suo piacimento. Nell'ultimo periodo aveva addirittura un lavoro. Ma Chris Hatched, lo psicologo forense, sottolinea che Colin non era libera di andare dove voleva, bensì era libera di andare dove Cameron le concedeva di andare.
è ben diverso. Inoltre, era davvero chiusa in una scatola, veniva maltrattata, le veniva fatto violenza, più e più volte. Più e più volte Colleen ha subito violenza. Per un primo momento di reclusione, però, Cameron ha impedito quasi a Colleen di vedere e di sentire, specialmente di vedere, proprio col fine di isolarla e col tempo di manipolarla mentalmente, farla crollare e costringerla ad eseguire ogni suo ordine. Colleen negli anni ha capito di non aver fatto nulla di così tanto sbagliato. Ha solo tentato di sopravvivere. Arriva il 18 ottobre del 1984 ed è Cameron questa volta a salire sul banco dei testimoni. Ammette le sue colpe, dice alla giuria di aver rapito Colleen, spiega le sue intenzioni, ma aggiunge che poi col tempo Colleen si era innamorata di lui. Se no, perché non aveva provato a scappare? Colleen è rimasta con lui. Quindi vuol dire che provava dell'affetto per lui. Cameron arriva addirittura a sostenere che per un periodo, quando facevano le cosine birichine, erano rapporti consensuali. Ma quando mai? Ma quando mai? E infatti questa storiella raccontata da Cameron non regge manco per 2 minuti. Viene condannato a 104 anni di reclusione per sequestro di persona, per aver fatto violenza su una persona, per minacce e per aggressioni ripetute. L'uomo non potrà beneficiare della libertà vigilata fino al 2023. Ma io non gliela avrei neanche messa l'opzione della libertà vigilata. In ogni caso, il 16 aprile del 2015 Cameron ha richiesto la revisione del suo caso, ma quella richiesta gli viene negata. Dovrà aspettare fino al 2022 per avere un'altra udienza. Detto questo, ragazzi, questa era la storia di Colleen Stan, una donna che è sopravvissuta. Spero vivamente che questa storia possa essere stata di vostro gradimento, anche se magari già la conoscevate. Spero magari di avervi raccontato qualcosa che non sapevate, non saprei. Fatemi sapere comunque qua sotto voi cosa ne pensate di questo caso. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e fate le brave. Ma soprattutto, continuate a mangiare le verdure, che fanno bene. Un bacione. Ciao ragazzi, ciao ragazze.